Poracci, dopo l'accoglienza tiepidina riservata al Nintendo Direct Mini Partner Showcase, mi sono iniziato a domandare quanto un annuncio importante come quello di Shin Megami Tensei 5 e della Remastered di Nocturne si sia perso all'interno di una presentazione non proprio eccezionale. Anche il sondaggio che ho fatto qui sulla community di YouTube conferma il fatto che ci sia molta confusione nei confronti del titolo, anche perché la serie non è così popolare dalle nostre parti. Quindi ho pensato di fare un breve video sul perché Shin Megami Tensei è un gioco importante all'interno della libreria Switch e perché potrebbe essere un titolo di richiamo per giocatori che non hanno mai avuto il piacere di giocare alla serie. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo da un dato di fatto. Shin Megami Tensei è un nome fondamentale all'interno del panorama dei JRPG, la serie principale, composta dai titoli che riportano la numerazione progressiva, è considerata tra i massimi esponenti del genere. In Giappone gli Shin Megami Tensei sono dei veri e propri system seller. Questo innanzitutto aiuta a capire il senso di aver scelto di piazzare i due trailer in coda alla presentazione, mossa che di sicuro ha fatto emozionare gran parte del pubblico nipponico e non solo una frazione di appassionati di quello che da noi è ancora oggi sostanzialmente un genere di nicchia. La confusione poi è stata aumentata dal fatto che Nintendo non ha fatto nulla per valorizzare Nocturne e il quinto capitolo e inserirli così, quasi a caso, durante un evento minore, subito dopo un Battle Royale free to play e un generico trailer di un gioco di wrestling tutt'altro che entusiasmante, non ha certo aiutato a far spiccare i due capitoli. Visto che gran parte dell'utenza occidentale lamenta, giustamente, l'abbandono da parte di Paper Mario delle dinamiche JRPG in favore di un impianto da puzzle game, state sicuri che con Shin Megami Tensei troverete pane per i vostri denti. Nocturne è probabilmente uno dei migliori e più complessi giochi di ruolo mai creati e il nuovo episodio, almeno stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, pare proprio ispirarsi profondamente all'impianto di gioco del terzo capitolo. Aspettatevi quindi di ritrovare molte delle convenzioni tipiche del genere, tra battaglie a turni, organizzazioni del party e dungeon crawling, parecchie delle quali sono state prese e riadattate nel ben più famoso, almeno in occidente, spin-off di Persona. Ed è proprio nel rapporto con quest'altra saga appartenente al franchise di Megami Tensei che risiede un punto fondamentale su cui concentrare l'attenzione. Ormai sappiamo benissimo che Atlus non solo è molto titubante nel localizzare i suoi giochi all'infuori del Giappone, ma inoltre non ha ancora aggredito con convinzione il mercato di Nintendo Switch. Sono politiche aziendali poco intuitive e a quanto pare ci sono tensioni interne tra le varie divisioni regionali di Atlus per quanto riguarda l'esportazione delle proprie produzioni, ma è ovvio che qualcosa stia cambiando nell'azienda giapponese. Dopo le ottime vendite del porting in HD di Persona 4 Golden su PC, credo proprio che Nocturne e Shin Megami Tensei 5 siano innanzitutto delle sonde per testare nuovi potenziali mercati. Nel Direct non solo è stata confermata la presenza del testo a schermo in italiano in entrambi i capitoli, mostrando un chiaro interesse verso ogni singola nazione, ma anche la simultaneità di lancio del quinto episodio su scala globale indica l'intenzione di non prediligere un pubblico rispetto ad un altro. Insomma, se da una parte Atlus si sta dimostrando sempre più interessata a vendere anche ad un pubblico occidentale, non mi sorprenderei se i due Shin Megami Tensei fossero delle cavie per testare la ricettività dell'utenza Switch e in base ai dati di vendita decidere se portare o meno anche sulla console ibrida di Nintendo uno dei giochi più richiesti in assoluto, ovvero Persona 5 Royal. Quindi sì, Poracci, oltre all'effettivo valore dei giochi in sé, io li considererei soprattutto come delle porte di accesso a un catalogo per ora misteriosamente tenuto alla larga dai giocatori Nintendo. Se siete appassionati del genere o semplicemente incuriositi dalla particolare estetica di Shin Megami Tensei e dall'aura di culto che la serie si porta appresso, fossi in voi inizierei a contare i giorni che ci separano dall'arrivo di Nocturne. Se invece non vedete l'ora di poter giocare alle avventure di Joker anche in portabilità su Switch, beh, sappiate che molto probabilmente l'arrivo di Persona 5 dipenderà in gran parte da come gli Shin Megami Tensei verranno accolti da noi in Occidente. E voi, Poracci, cosa ne pensate della serie di Atlus? I trailer vi hanno incuriosito un minimo oppure non riuscite a capire l'appeal dietro a questi titoli? Vi aspetto nei commenti, come al solito,
lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, Poratrus, ciao!